L'ASL di Teramo è la prima ASL della regione Abruzzo a redigere un bilancio sociale in cui abbiamo mappato i modelli di creazione di valore non solo per i pazienti, non solo per i dipendenti, ma tutti per i portatori di interessi. L'anno di riferimento è quello del 2019 perché è ritenuto l'anno ordinario rispetto alla pandemia del 2020-2021 e con minori finanziamenti sono stati attivati i progetti strategici più rilevanti per questo territorio. Un indice importante che di controtendenza rispetto alle altre ASL una percentuale di assunzioni della presenza femminile sul totale dei dipendenti e questo fa ben sperare che ci siano le premesse per il primo bilancio di genere dell'ASL di Teramo. Trattasi di uno strumento di democrazia, uno strumento su base volontaria, quindi abbiamo scelto di metterci a nudo di quello che sono stati i nostri obiettivi che abbiamo realizzato, quello che ci eravamo previsti di fare e quindi verificare se li abbiamo raggiunti, come raggiunti, in maniera tale che tutti i cittadini, la popolazione, le istituzioni e gli altri organismi che quotidianamente si rapportano con noi possano rendersi conto di quello che un'azienda mette in campo, confrontarsi e mettere in atto quelle strategie per il miglioramento della sanità nel proprio territorio. Uno strumento di trasparenza di cui il cittadino può prendere cognizione, rendersi conto di come viene fatta la sanità nel proprio territorio e quindi fare delle scelte se curarsi, dove curarsi per salvaguardare la propria salute.